Buonasera. Per partire, come al solito, alla grande, buttiamo a terra tutto, ma va bene, è normale, no? È la solita storia. Come state? Cosa raccontate? State arrivando? Non siete più abituati a una sorta di puntualità? Aspetto un attimo che arriviate. Provo a rilasciare il telefono, ma ho un po' di paura. No, ce la possiamo fare. Ciao, benvenuti, chiunque tu sia. Benvenuti, chiunque tu sia, chiunque voi siate. Vabbè. Allora, ci stiamo buttando un po' più sui gelatini, eh. Stiamo tralasciando un po' le cene, ma i gelatini tirano di più, secondo me. Perché sono... Fa un caldo, boia. Ciao Mary Laura, buonasera. Ciao Silvana, ciao ragazze. Allora, c'è il gatto disperato. Allora, mano a mano che arrivate, vi racconto il gelatino di oggi. Il ventilatore mi spettina, visto che già sono messa bene, facciamoci anche spettinare, però non era possibile fare senza ventilatore. E meno male che oggi è più fresco di ieri. Dell'altro ieri, ma di ieri no. Allora, ho intanto che arrivate, vi chiedo se avete visto il post che ho messo oggi, tutti voi che arrivate, anche chi arriva dopo, non so perché non ho più parlato con Eralda. Se i posti sono stati dati, probabilmente sì, quei due posti per l'open day, però per chi non avesse letto il messaggio, abbiamo ancora due posti per l'open day di domani che vorrei dare, visto che di solito faccio solo cose a precedenza ricciardina, invece a due persone che mi seguono ma che non sono miei pazienti e che magari hanno piacere di sapere com'è. Che magari hanno piacere di conoscerci, di entrare in studio e vedere com'è stare con noi un pomeriggio, un'oretta. Quindi, se ancora non avete visto il post, è qui sul profilo, scorrete un pochino indietro e lo trovate. Si tratta di un'oretta domani pomeriggio per stare insieme. Quindi, se ancora non avete visto, se non sapete che fare, se vi interessa scoprire com'è essere una ricciardina per un giorno, andate a guardare. Silvana dice che ha finito ora di mangiare il gelato con mango e composta di mirtilli. Ah, hai fatto un gelatino ricciardino, l'esotico hai fatto praticamente. Bene, bene. Buono, non mi è piaciuto. Però quello che sto per presentarvi oggi è il mio preferito. A me è piaciuto molto, molto e molto di più di quello che di quello a cui assomiglia industriale. Ciao Veronica. Perché appena vi dico gli ingredienti, voi mi dite: ah, è quello là, quello ricoperto di cioccolato con dentro il cocco. Però a me, oh, il mio è più buono, lo so, è più buono il tuo. Sì, di brutto, perché una volta che voi vi disintossicate da quel gustaccio super dolce, vi piacciono di più i gusti ricciardini, vi piace di più il mio. Sì. Che cosa, di cosa si tratta? Intanto il coccolo, perché A è una coccola, ciao Veronica, è una coccola che io mi sono fatta ieri, è un gelato keto, vero? Segnati, appuntati la ricetta, perché questo va bene anche per i tuoi. A me è piaciuto, mamma mia, tantissimo, mi è piaciuto un sacco. Allora, si chiama coccolo perché è al cocco, giura! Adesso gli diamo anche i nomini. Praticamente dovete sapere che ieri sera io avrei dovuto uscire un pochino con i miei suoceri e Matteo, la bambina, andare qui alla Notte Bianca. Solo che la bambina, tipo 10 minuti prima di uscire, dopo aver passato una giornata infernale, si è addormentata. Cioè, tra l'altro, col pannolino e basta, neanche che dici, vabbè, la prendo leggera, la metto nel... No. Lasciamola stare, già ho passato un'altra notte in bianco, raga, è da domenica sera che sta bambina
Vuoi, non lo so se sono i denti, sta mettendo delle zappone infinite davanti, non lo so cosa sia. Io so solo che è un orribile flashback. Stiamo tornando ai primi mesi e io non. Sono così. Ma vabbè, ma non fa niente, non fa niente. Comunque, nel mio coccolo c'è questo. Io vi do la dose per tre gelatini e poi vi spiego com'è per ogni gelatino, ma giura. Il formato è sempre quello di quello là, lo steccone, no? 30 grammi di cocco rapé, quindi 10 grammi a stecco. 10 grammi di eritritolo, quindi a stecco sono 3,3 periodico. 28 grammi di cioccolato fondente, quindi. No, perché 28? Sì, in questo caso non ho usato i 20, ma no, in realtà è meno, perché ho scritto 28? Aspettate. No, ho sbagliato perché io ne ho usati 21, ho usato 7 grammi ciascuno, non so più contare manco. Sono sicura di averne usati 7 e quindi non so più fare le somme, non lo so perché ho scritto 28, ma sono certa di aver fatto la copertura con i 7 grammi. Sicurissima, perché lo faccio sempre così, mi viene proprio bene perché metto i 7 grammi triturati per ogni stampino e li sciolgo già lì, quindi sono 7 grammi ciascuno. Aspettate che correggo. Quindi sono circa 21 grammi. Tra l'altro ci viene proprio una copertura perfetta. Quindi fate se avete quegli stampini di quella forma lì, fate 7 grammi. 100 grammi di latte di cocco, quello senza additivi e senza conservanti, bello grasso, che dà al gelato quella buono. E poi ho messo 70 grammi di yogurt greco. Questi due ultimi, se li dividete, vengono numeri brutti perché 100 grammi viene 33,3 grammi periodico e i 70 grammi di yogurt, 3, yogurt greco vengono 23,3 grammi periodici. Quindi, vabbè, insomma, il sunto è che è un gelatino più ricco. Infatti, l'ho chiamato coccolo perché non è a base frutta, è a base. Appunto, il latte di cocco è più grasso, il cocco è più grasso, lo yogurt greco l'ho preso magro, vabbè, c'è con tutti gli altri grassi, è bello, bello cicciotto. Ma noi non ce ne freghiamo perché alla fine sono 30 grammi di latte di cocco e 20 grammi di greco, che ce ne frega, cioè veramente è più grasso rispetto a cosa? No, dovete capire che sono un po'. Ma sapete che farò? Ho deciso che quando, ma beh, non lo so perché non l'ho fatto volta per volta, ma quando avrò terminato i gelatini, o prima, non lo so, metterò lì e farò anche una bella analisi nutrizionale dei gelatini. Tu mi dirai, ma perché devi sempre, abbiamo detto che sono una roba, una coccola e tutto, dobbiamo sempre fare le. Io sono quella che non fa le analisi caloriche, no? Di solito, sono quella che dice l'importante è che sia bilanciato, però mi è presa sta scimmia, penso che lo farò così. Sì, Maria, il coccolo è fortissimo, è proprio buono. Infatti, ieri sera non avevo una cena pronta perché ho detto tanto esco a mangiare qualcosina fuori, non so, una pericena, un frittino, qualcosa. Ieri sapete che i locali hanno tante cose, ci sono tanti localini, no? Il giovedì sera che fanno cose, non c'avevo niente in casa, ero disperata. E quindi ho ripiegato su un avanzo di fagiolini bolliti e del tonno in vetro. Con del mio pane che avevo, quindi ho mangiato persin bene e visto che ero un po' triste, tutto silenzio in casa da sola, mi sono mangiata il coccolo, ma più che altro per provarlo, per dirvi, perché io questi gelati, le ricette le faccio sulla carta, poi chi lo sa se vengono buoni prima di spiegarveli, no, li fai così e così così, poi se poi non sono venuti buoni non è carino raccontarveli, no? E quindi sostanzialmente ho detto, beh, magari provarlo. E invece mi ha proprio coccolato. Ho detto me lo faccio, me lo mangio così almeno mi. Visto che poi la bambina si è svegliata piangendo, abbiamo passato una notte quasi che in bianco, è stato veramente divertente. Almeno. Però no, devo dirvi che sì, farò questa analisi, ma in realtà ricapitolando non c'è veramente, c'è veramente poco e niente, perché 30 grammi di latte di cocco, come vi dicevo, saranno. Visto che abbiamo fatto il conto sull'altra volta, saranno 8-9 grammi di grassi, quindi è meno di un cucchiaio d'olio, un gelato. Se lo comprate, fidatevi che è molto peggio. E
Io parlo del gelato industriale, quello artigianale è peggio, nel senso che magari sì, è vero, è bello carico, però è un prodotto artigianale di una certa qualità. Quindi il coccolo buono, buona coccola, magari non esattamente giusto e corretto tutti i giorni, soprattutto se io sto cercando un dimagrimento. Ma questo ve l'ho sempre detto, no? Ma parliamo di gelatini, è vero che sono sicuramente più, tra virgolette, dietetici del gelato della gelateria o del gelato del supermercato, ma è anche vero che il gelato magari uno non se lo mangia proprio tutti i giorni. Vi presenterò anche gelati che si possono mangiare tutti i giorni, vi indicherò quelli tra quelli che facevo che sono un pochino più giornalieri, dove magari appunto c'è solo lo yogurt greco, solo una roba, solo un'altra, però l'intento non è quello di darvi il gelato giornaliero, è di darvi delle alternative magari a quando vi tenete nel freezer quelle robe industriali disgustose, perché disgustose sono, soprattutto alcune, e poi ve li mangiate anche spesso, perché poi una volta che ce l'ho in frigo, il freezer, scusate, il freno non c'è, perché tanto è lì. E la sera fa caldo davanti alla TV. C'è spesso, ditemi se mi sbaglio. Quindi lo ridico ora che siete di più. Per chi non avesse visto il post, io non so se sono ancora disponibili i posti perché non ho più parlato con Eralda, però mi si sono liberati due posti per l'open day di domani. È un open day che solo per stavolta è aperto a non ricciardine, cioè è aperto a persone che non sono state mie pazienti, ok? Quindi se mi seguite così sui social, ma non avete la cartellina, non siete pazienti, non lo siete stati in passato, potete vivere un'esperienza da ricciardine, se vi fa piacere. Andate a vedervi il post. E se volete potete partecipare. Di cosa si tratta? Venite in studio, ci beviamo una cosa, ci facciamo anche uno spuntino piccolissimo e potete farmi tutte le domande che volete, ce la chiacchieriamo un po'. Avete una nutrizionista a vostra disposizione senza schermo davanti. Potete anche farmi così. Non mi picchiate però, per favore, ce l'ho già abbastanza. No, veramente, in questo momento non me lo merito. Una buona coccola proverò, Mary Laura, sono d'accordo con te. Non spesso, però vi dico, una serata come ieri sera ci poteva stare, perché poi, come vi dicevo, le porzioni che ho fatto non erano elevatissime, anche perché pensavo già al mio gelatino nel freezer, ma io l'ho mangiato solo ed esclusivamente per amore del mio lavoro. Come vi dicevo, non potevo non presentarvi, cioè non posso presentarvi un gelatino che non avevo assaggiato o che non avevo dato in pasto a Matteo. Perché anche così si fa. Inoltre, stasera c'è qualcuno che ha partecipato giovedì, che poi è ieri, alla diretta sul fallimento? L'avete fatta decantare un po'? Cosa ne pensate oggi? Mary Laura, tu che c'eri? Come ti senti? Sei scombussolata? Cosa ne pensi? O anche chi altro c'era? Miki, tu c'eri? O comunque so che l'hai vista dopo. Cosa ne pensi? So che ha fatto abbastanza scalpore, ho visto che l'avete commentata in tante, quindi vuol dire che quantomeno ha generato discussione, che poi è bello perché discussione, anche se non sei d'accordo, vuol dire che comunque ha generato interesse, no? Oh, e se non ci si mette, ci sono io che tiro il filo, cioè veramente. Si vede che sono proprio affettine come la farinata stasera. Mary Laura, perché non mi rispondi? Se sentite questo rumore di sottofondo, è la macchina del pane dove ho inserito la panetta, la paletta e il secchiello e andiamo al mare a fare i castelli. Il pastelli, sì, i pastelli. Non parlo neanche più bene a quest'ora. Infatti adesso
Adesso prendo la bambina e usciamo un po' perché se è venuto un orario semidecente. Vabbè, va bene, dai. Io spero che mi rispondiate dopo perché adesso non mi state rispondendo. Comunque, grazie, al solito non porto rancore. Ci vediamo domani. Ormai vi ho detto che faccio l'open day, doveva essere una sorpresa. Vabbè, fa niente. Ci vediamo domani con tutti quanti. Ciao a tutti!